animali maestri, cosa possiamo imparare da loro? Allora, posso dire che dal mio gatto ho imparato che bisogna accettare le proprie forze, bisogna accettare i propri istinti e bisogna accettare che quando si ha fame si mangia e che non ci sono orari per fare delle cose. Quindi dal mio gatto ho imparato a capire che bisogna in qualche modo ascoltare il corpo, perché il corpo capisce con un linguaggio che non è fatto di parole e pensa in questi modi che non sono fatti. Non si strutturano in pensieri formalizzati. Dal mio gatto ho capito che il corpo esiste e questa è la cosa più importante che mi ha insegnato il mio gatto. Chiara Valerio, nel suo ultimo romanzo tratta anche le tematiche ambientali. Una buona pratica per salvare il pianeta? Ho capito dopo molti anni, sa, che in fondo ho vissuto in una famiglia, dai miei nonni ai miei genitori, che hanno sempre cercato di non eccedere rispetto a nessun cibo, che hanno cercato di utilizzare i precetti della Quaresima per fare un giorno di digiuno. Ho capito di essere cresciuta in persone che valutavano dove compravano le cose e da chi. E adesso questo forse è diventata una buona pratica, una cosa da fare, ma io in realtà vengo da un mondo che l'ha sempre fatto e se ci vengo io, che sono nata nel 78, significa che appartengo a una generazione che queste cose sostanzialmente le ha vissute, quindi bisogna semplicemente ricordarsele e reinsegnarle, non pensare che il futuro sia solo nella plastica, non pensare che il futuro sia solo nella crescita. Io penso che bisogna ritornare a quella realtà diminuita che non ci sembrava diminuita ma che vivevamo e che semplicemente significava tenere conto del contesto nel quale uno vive. Quindi la buona pratica è tenere conto del contesto e agire in base alle energie del contesto. Questo.